Se non l'avete vista, se ve la siete persa, la ricetta precedente era quella del limoncello. Chiederò alla regia gentilmente di mettere il link da qualche parte intorno a me se non l'avete visto, perché il primo passaggio, cioè quello dell'alcol con la macerazione delle bucce di limone, lo salterò perché già l'ho fatto in quella ricetta lì. Per la vostra crema di limoncello vi serviranno 500 ml di alcol alimentare a 95 gradi, un litro di latte intero, fresco, 500 g di zucchero semolato bianco e per aromatizzare una bustina di vanillina. Andiamo a preparare. Posizioniamo un pentolone abbastanza capace sul fuoco e inseriamo tutto quanto lo zucchero prima di accendere. Poi tutto il latte. Io sto facendo una doppia dose, quindi vedrete più quantità. Voi dovete soltanto mettere un litro di latte, io ne sto inserendo due. Al latte e allo zucchero unirete la vanillina. Nel frattempo accendiamo. Uniamo le bustine di vanillina e aspetteremo che si sia sciolto tutto quanto lo zucchero. Poi, una volta che il latte sarà totalmente freddo, solo allora andremo ad unire l'alcol che è stato in macerazione per 10 giorni con le bucce di 1 kg di limone. L'alcol precisamente, io già ce l'ho qui, è stato già filtrato, e questo lo andremo ad inserire soltanto dopo che il latte sarà raffreddato. Quando non sentiremo più sotto al cucchiaio lo zucchero, vorrà dire che il nostro latte sarà pronto. Abbiamo travasato un contenitore di plastica, il latte con lo zucchero che si è raffreddato e la vanillina. Adesso che è freddo, totalmente freddo, andiamo ad unire il composto di alcol dove per circa 10 giorni hanno macerato le bucce di lime e limone di Sorrento. Adesso andremo a mescolare. Vedete, una dose esagerata perché come al mio solito sto facendo parecchie di crema di limoncello, perché questi saranno i miei regali di Natale, ben graditi. Ok, una volta fatta questa operazione dovremo imbottigliare tutto il procedimento dell'alcol, la macerazione e tutto quanto resto. Vi ricordo, potrete vederlo nel link dove troverete la ricetta del limoncello. Una volta imbottigliati, ecco qua i miei dopo lavori. Sono contenta delle mie ricette